Noi ormai è da quando la riforma Fornero è entrata in atto che cerchiamo in tutti i modi di attirare l'attenzione su una situazione che stanno vivendo e grazie al cielo ci sono le televisioni e i giornali che ne parlano. Una marea di pensionati a cui è stato rubato il futuro. Prima sentivo il signore in collegamento che diceva io devo mantenere i miei nipoti, i miei figli, per cui sono persone che hanno pensioni bassissime e persone a cui è dato il divieto, gli ha rubato anni di vita di andare in pensione. Noi le stiamo provando tutte, ovviamente facendo una cosa del genere, abbiamo attirato l'attenzione ancora di più dei giornali, degli altri partiti politici e speriamo che vengano messe mano a questo perché così non si può andare avanti, penso sia sotto gli occhi di tutti, non si vanno a toccare quello che sono le pensioni d'oro e si potrebbe ovviare la questione della Corte Costituzionale tenendo il fisso di quello che è stato versato da ex Sì. onorevoli, ex consiglieri Sì. regionali e poi fare una tassazione. Aumentare su tutta la parte che è il più, cosa che invece nessuno vuole fare perché vanno a pescare sempre dai soliti, dalle persone che hanno 700 euro, 1000 euro, perché è molto più semplice, magari non sono amici di nessuno, per cui si possono andare a colpire senza avere delle grandi Barnard, mi lamentele. voleva dire